Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che stiate trascorrendo una splendida giornata. Nel video di oggi torno a parlare di Torino. Ebbene sì, perché i granate mi stanno particolarmente divertendo, mi stanno dando, insomma, materiale per i contenuti in relazione alle trattative di mercato che comunque hanno imbastito. Questa volta però non vi parlo di un giocatore esperto per la prima squadra, bensì di un giovane prospetto del 2004 che gioca nel PAOK Salonicco. Prima però di arrivare al nocciolo della questione, come sempre, mi raccomando di lasciare un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Qui sotto in info box trovate tutti i link dei video che ho registrato nelle ultime settimane, soprattutto in merito alle presentazioni dei calciatori. Ma chi è sto giocatore? Appunto, classe 2004, attaccante centrale di 180 cm, il PAOK Salonicco, tale nome Giorgo Skoutsias. Un prospetto molto interessante, considerato uno dei più grandi talenti della Grecia. Da sott'età è esordito, già conta già 3 presenze con l'Under 21. Pensate, insomma, che bel giocatorino che è. Ed è un attaccante appunto di 180 cm, ma forte fisicamente. Ha delle gambe con una muscolatura ben definita, è ben piantato sul terreno. Forse ha un filino la corsa pesante, nel senso che se l'avesse avuto un po' più, diciamo, fluida e spedita, avrebbe sicuramente guadagnato. Molto forte nello scatto, o meglio nella progressione, quindi nello scatto sul breve e nella progressione sul lungo. Veramente un giocatore molto interessante, che mostra di avere anche un eccezionale feeling col gol, perché comunque l'anno scorso nella formazione del 19 del PAOK Salonicco, 23 partite, 14 gol, ha già esordito anche in Europa con il PAOK, prima squadra. A livello di movimenti, lui prettamente addirittura è stato schierato come ala destra, lui destro di piede, sebbene abbia anche una discreta, diciamo, confidenza col mancino, ma prettamente lui è destro. Soprattutto questa cosa l'ha mostrata quando ha giocato come ala destra. Tendeva comunque a rientrare, andava sul fondo, ma tentava comunque il dribbling a rientrare per poi tentare appunto la conclusione in porta. Un giocatore che ha, secondo me, schierarlo come ala destra, in un 4-3-3 per esempio, potrebbe essere una cosa ottimale. Però di contro lo leveresti dalla parte centrale del campo. Perché comunque capite bene che un destro che gioca a destra fa un certo tipo di movimento, un destro che gioca a sinistra fa questo movimento ad entrare, quindi, diciamo, tagliando il campo non va a sprecare energie inutili, nel senso che appunto prende una via un po' più breve per arrivare alla conclusione in porta. È un attaccante che appena l'ho visto mi ha ricordato due tipi di attaccanti, uno molto famoso e uno un po' meno. Quello famoso è Gonzalo Higuaín, comunque di una fisicità non imponentissima, non il centravanti pennellone, però forte, di garra, di scatto, di contrasto. Rispetto a Higuaín ha un miglior dribbling, però, perché comunque è un attaccante, o magari anche seconda punta eventualmente, ma diciamo, nei movimenti del corpo è molto più rapido di Higuaín, quindi più rapido e bravo nel dribbling. Non dico che sia più bravo lui di Cuzias di Higuaín, per amor di Dio, però a livello di caratteristiche non si può non dire, anche se sto ragazzo c'ha 17 anni, quindi più o meno di appunto 17 anni meno di Higuaín, non si può dire che è più forte Higuaín in tutto. Lui ha un non mi viene il termine. Non un'inversione di corpo, inversione di posizione, come cavolo mi scappa il termine, però nel senso ha un cambio di direzione, ecco, ha un cambio di direzione molto repentino. Sia che giochi a destra che giochi a sinistra, lui tenta molto spesso questo tipo di giocata. L'altro profilo al quale mi rifaccio è Olivieri, ex attaccante della Juventus Primavera e ex Empoli. Un giocatore della stessa tipologia. Olivieri mi pare che sia 1,77, un po' più basso, però ecco, quegli attaccanti di movimento che hanno quel gran fiuto del gol, che però in una fase, diciamo, giovanile, come può essere Cuzia o anche Olivieri, non disdegnano anche il defilarsi sull'ala, mettendo appunto a disposizione della squadra questa loro fisicità e questa loro agilità. Quindi un attaccante che secondo me
diciamo, a livello offensivo può fare tutto, lavorandoci un pochino e andando a perfezione determinate cose, perché la prima punta, un po' più mobile, la può fare, può fare tranquillamente la seconda punta, eventualmente anche l'esterno in un attacco a tre. Nel contesto Torino, in questo 3-4-3 di Juric, lui tranquillamente potrebbe giocare come attaccante esterno. Quindi come un attacco di tre giocatori, ma puri, tre attaccanti puri, lui tranquillamente ci può stare. Magari anche qualche metro dietro, sebbene nuovamente non sia un vero e proprio trequartista. Ipotizzando eventualmente un 3-4-3, ma con due centrocampisti offensivi, come potrebbero essere, faccio un esempio, appunto Piazza, che è un attaccante non è, e Verdi, come attaccante non è, anche se Verdi sembra un po' fuori dal progetto, sembra voler andare via al Torino, o meglio, il Torino se ne vuole liberare, ma Verdi non vuole andare via. Se si ipotizzano questi due trequartisti, diciamo, ecco, magari un Kuzias nell'economia del gioco potrebbe giocare lievemente dietro la prima punta, ma l'altro trequartista, ecco, per rendere un po' più equilibrato, deve essere appunto un Verdi, non tanto un Piazza. Ovviamente non sto dicendo che un 17enne deve essere preso e buttato dentro in prima squadra, vi sto facendo capire un pochino come potrebbe essere questo giocatore, ok? Quindi io penso che sia veramente un prospetto molto interessante, e già grandi club europei sono interessati a lui. Il Torino sembra aver appunto già inoltrato un'offerta, ma non ci è dato sapere, insomma, di quanto. Però vuol dire, contando che ha il contratto in scadenza nel giugno 2023, contando che sapete bene che comunque i minorenni possono firmare massimo un triennale, diciamo che non essendo il contratto a lunghissima scadenza, probabilmente, insomma, si può comunque lavorare. Ovviamente si farebbe sotto il Torino, che non è una società di Serie C, quindi perché no? Secondo me sarebbe un investimento oculato, futuribile e ottimo, poco sotto a quello che ha fatto la Lazio per Luca Romero. Quindi, insomma, un giocatore del 2004 già pronto, un attaccante centrale, veramente degli ottimi mezzi tecnici, potenza fisica e senso del gol. What else? Spero che ovviamente questo video vi sia stato utile per capire un pochino in più il giocatore. Come sempre, anche a fine video, mi raccomando, il mi piace, l'iscrizione, la campanellina, e date uno sguardo ai link sotto in info box. Ti mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!